Marisa Rodano, classe 1921, racconta la sua giovinezza, da liceo alla liberazione di Roma. Avevamo 17 anni, noi eravamo cattolici ma molto di sinistra. Vorrei sentirti. Di notte attaccavamo manifesti, buttavamo i chiodi a tre punte sulle strade dove dovevano passare i carri armati tedeschi. Rispondi tu. Ho l'immagine che mi trasportavano a Regina Coeli di questi lungoteveri primaverili luminosi. Il mio cuore. I 9 mesi dell'occupazione tedesca di Roma furono terribili. E la liberazione nello stesso tempo era questa sensazione, questa forza a noi sconosciute che arrivavano.